Sì, eccolo qui, ecco al nostro fianco il nuovo sindaco di Francavilla al Mare, Luisa Russo, primo sindaco donna della città di Francavilla al Mare. Le primissime impressioni. Beh, va bene, un risultato straordinario, quindi ringrazio tutti, è risultato non mio ma della mia squadra, abbiamo vinto tutti. Chiunque ha creduto in me sin dall'inizio, in me nel mio progetto, ma anche chi non ci ha creduto. Quindi andremo avanti, prenderò tutti per mano e andremo avanti per costruire il futuro della città. Ora lo possiamo dire, la scelta di puntare su Luisa Russo per queste elezioni amministrative di Francavilla è stata una scelta vincente. Il sindaco uscente, Antonio Luciani, si era battuto molto negli ultimi mesi, anche quando nel centro-sinistra c'erano delle vedute diverse. Sì, il sindaco e alcuni consiglieri e assessori avevano capito che nella città, insomma, la mia figura era gradita e quindi ne abbiamo avuto la conferma. Ho avuto molti più voti rispetto alle liste che mi hanno sostenuto, quindi insomma la mia figura è passata. Si temeva addirittura che Francavilla non fosse pronta ad eleggere un sindaco donna, invece questo non è, così non è stato. Ringrazio la città, per me è un onore e un orgoglio essere il primo sindaco donna e anche una grande responsabilità, quindi davvero grazie a tutti. Un risultato all'insegna della continuità, proseguirete quanto fatto dall'amministrazione Luciani negli ultimi 10 anni? Sicuramente all'insegna della continuità, non fermare il cambiamento, continuità ma anche cambiamento per seguire, stare dietro, soddisfare le esigenze della città che ogni giorno sono diverse. Poco fa ai nostri microfoni Roberto Angelucci ci ha detto di aver parlato già con lei per telefono, insomma c'è stata anche la signorilità di Angelucci che subito l'ha chiamata. Certo, ci siamo già sentiti, mi ha fatto gli auguri, quindi ci troveremo in consiglio e lavoreremo per il futuro di Francavilla. Quale sarà il primo atto amministrativo che farà il nuovo sindaco di Francavilla? Quali comunque le priorità? Ne sono tante, sicuramente una ricognizione dello stato dell'arte delle strade, dei marciapiedi, ma anche riorganizzare gli uffici, costituire un ufficio Europa, diciamo, per intercettare tutti i finanziamenti europei. Insomma, c'è tanto da fare adesso, in questo momento c'è un po' di emozione, quindi non riesco a concentrarmi su tutto, ma quello che posso assicurare è che già da domani sarò al lavoro. Sì, Alfredo, ti ascolto. Io volevo, visto che abbiamo introdotto il tema di quali saranno i provvedimenti che il nuovo sindaco dovrà prendere, io lancio una provocazione, perché a Francavilla sono state fatte tante opere importanti, penso all'abbattimento ad esempio del Palazzo Sirena, ma non solo, la pista ciclabile e ci sarà il ponte sulla Lento che è di prossima realizzazione, e lancio questa provocazione se Luisa Russo si impegnerà anche per lo spostamento, l'arretramento della ferrovia, che è un tema che a Francavilla si dibatte da alcuni decenni. Sì, chiede Alfredo Primante da studio, tante opere portate a termine negli ultimi anni dalla Giunta Luciani, ce n'è una che diciamo sta a cuore a molti francavillesi, l'arretramento della ferrovia, del tracciato ferroviario, lavorerete anche su questo? Lavoreremo anche su questo, per quanto di competenza del Comune, spingeremo RFI, il Ministero, il Governo a lavorarci, sembrerebbe arrivato il momento perché questo tracciato non è pronto ad accogliere l'alta velocità e c'è un progetto di portare alta velocità fino al sud dell'Italia, quindi speriamo che sia la volta buona, è un progetto che avevano tutti in programma, lavoreremo tutti insieme affinché finalmente si realizzi questo sogno. Poche settimane fa era stato inaugurato il nuovo porto turistico di Francavilla, le infrastrutture rappresenteranno una priorità per la vostra amministrazione? Certamente, stiamo completando il ponte sul fiume Alento che collegherà la zona nord con la zona sud, sta arrivando un finanziamento per la pista ciclopedonale nella zona sud e certamente andrà pensato, disegnato e realizzata tutta la zona a terra del porto turistico e comunque che dovrà essere completato anche in alcune parti. Noi abbiamo realizzato il progetto che c'era stato consegnato dalla precedente amministrazione, adesso dovremo lavorare per completarlo. Prima di cedere alla linea allo studio per un'eventuale altra domanda di Alfredo Primante, le chiedo a chi dedica questa vittoria, la prima persona che le viene in mente. A mio padre, che mi ha trasmesso la passione per la politica, l'onestà, la sincerità, la giustizia, questi valori, queste passioni, quindi a mio padre che non c'è più dal 25 gennaio ma che sapeva di questa mia intenzione, me l'aveva sostenuta e quindi sicuramente a lui. Alfredo, se c'è qualche altra domanda per Luisa Russo, altrimenti restituiamo la linea allo studio. Grazie, grazie.